Buongiorno a tutti, benvenuti a In 30 Minuti con il gruppo dei consiglieri regionali del Partito Democratico. Abbiamo deciso di iniziare questa esperienza di una diretta al giorno alle 12 per mezz'ora e non di più, da qui fino al 24 di aprile, il giorno prima, la vigilia del 25 di aprile, la liberazione, il giorno della liberazione. Usiamolo anche come simbolo perché sia, forse non lo sarà, ma insomma, sia anche il giorno in cui vediamo la luce rispetto alla situazione in cui tutta l'Italia e tutto il mondo ormai è impegnato in questo isolamento collettivo rispetto alla pandemia del coronavirus. Parliamo proprio di questo, della situazione legata al coronavirus in Toscana, sia dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, ma anche di quella economica, e proveremo anche da qui a far maturare le nostre proposte, a migliorare il modo di attuarle, e lo faremo anche grazie all'aiuto di chi vorrà mettersi in ascolto, proporre le proprie soluzioni, dare il proprio contributo, fare delle segnalazioni, critiche, domande, senza polemiche, perché noi non ne abbiamo fatte, non le facciamo, le respingiamo perché questo non è il momento delle polemiche. Anche noi come consiglieri stiamo al nostro posto, cerchiamo di dare una mano, dobbiamo riconoscere qual è la catena di comando. In emergenza occorre un'organizzazione verticale in cui qualcuno decide e gli altri devono mettersi a disposizione, così stiamo facendo noi. E di tutto questo oggi noi parliamo con Simona Bonafè, che è segretaria del nostro partito a livello regionale, e con il presidente Enrico Rossi. Quindi è una partenza al top, se vogliamo. Ringrazio entrambi, Enrico e Simona. Buongiorno a tutte e due. Io oggi prenderò il mio tempo per fare il Pippo Baudo, non lascerò a voi il compito di commentare, e vi ringrazio davvero per aver dato così il vostro ok a questa partenza di questa nostra iniziativa. Grazie e buongiorno. Grazie Leonardo. Buongiorno Leonardo. Ciao Enrico. Ciao. Allora, io inizierei appunto dalla situazione in Toscana. La situazione ieri in Toscana: da 4.122 contagiati, sono morte 215 persone. Domani, fra l'altro, per iniziativa dell'ANCI, in ogni municipio si terrà una simbolica commemorazione per tutti i deceduti d'Italia, che sono ieri 10.779 persone dall'inizio dell'epidemia. I guariti in Toscana sono 29 virali e 92 guarigioni cliniche, e quindi è un dato che ci fa sperare perché è crescente ogni giorno. Mi pare che la situazione più critica sia sicuramente quella in Lunigiana e a Lucca. Sentiremo per questo magari Enrico per vari aspetti che sono i più richiesti nell'attualità, nelle richieste, nelle domande che ci vengono poste ogni giorno anche a noi, dai presidi alle attrezzature della terapia intensiva. Arriveremo quasi a 800 posti in Toscana entro pochi giorni, numero più, numero meno. Le nuove disposizioni a tutela dei medici dell'RSA mi pare che siano tutte questioni che vedono la Toscana sempre un passo avanti, e quindi affronteremo anche questo tema, come il tema della situazione economica, che da analisi che si leggono quotidianamente sembra addirittura più contagiosa del virus, perché ne avremo forse per lungo tempo e probabilmente non risparmierà nessuno, con il rischio che aumentino disuguaglianze. L'impegno a salvare tutti i posti di lavoro e tutte le imprese è stato detto. Ieri c'è stato questo decreto, anche un po' accolto con giudizi altalenanti della solidarietà alimentare, con il contributo straordinario ai comuni. Insomma, tutta una serie di questioni che riguarderanno la nostra economia, a partire dalla stagione turistica fortemente a rischio in questa fase di partenza. Ricordo il mercato turistico più importante per noi è quello tedesco, che dopo la Pasqua
di solito si attiva, e quindi una serie di questioni che riguardano appunto l'impatto economico per le nostre imprese hanno una fortissima vocazione internazionale. Bisogna iniziare ad affrontare la crisi anche in Toscana, ma bisogna anche riconoscere qual è il nostro limite e quindi prima di tutto vediamo che cosa riusciamo a spuntare, che cosa farà il governo oltre a già quello che ha fatto, che cosa può fare l'Europa. Io penso che giustamente la parte più importante in questo momento sia quella di dare fortissima liquidità alle imprese. E la garanzia per i posti di lavoro con gli strumenti degli ammortizzatori sociali che sono stati proprio ieri resi operativi con le circolari INPS. Detto questo, io per cavalleria chiederei a Simona di intervenire per prima, e prima di tutto ti chiederei appunto commento sulla situazione generale anche per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, ma vorrei da te più che altro un ragionamento proprio sull'economia, sulle questioni che riguardano la Toscana. Più volte si è intervenuta anche sul patto per lo sviluppo che per fortuna a questo punto va detto da luglio la Toscana ed Enrico lo ha firmato insieme a tutte le associazioni di categoria e sindacati è a disposizione. E naturalmente qual è il tuo giudizio sull'intervento, sull'azione del governo e naturalmente per il ruolo che hai anche rispetto all'Europa e alle cose. Ho visto poco fa un intervento dello stesso Gentiloni sul tema del contributo in Europa. A te la parola, Simone. Beh, intanto, insomma, le cose da dire sono effettivamente tante. Intanto voglio ringraziare te, Leo, e tutti i consiglieri del Partito Democratico per questo appuntamento, perché è un modo importante per tenere il contatto con i cittadini su questioni di merito in questi giorni che sono per tutti così difficili. Poi hai fatto bene, Leonardo, a partire dai numeri, perché persone che pronto, mi sentite? Pronto, mi sentite? Scusate, ci sono? Ah, ecco, scusate, quindi devo rifare da capo. Mi sa che ero. È il bello della diretta, dai. Il bello della diretta, sì, lo stiamo sperimentando anche noi. Allora, riparto da capo. E volevo, appunto, ci sono tantissime cose da dire, il tempo è poco, per cui cercherò di concentrarmi, ma voglio ringraziare te, Leonardo, in prima di tutto, e i consiglieri regionali del Partito Democratico della Toscana per questo appuntamento, perché è un modo importante per tenere il contatto con i cittadini sulle questioni di merito in un momento che è veramente difficile per tutti. Poi hai fatto bene Leonardo a partire dai numeri, perché il primo pensiero va a chi ci ha lasciato e il primo pensiero va alle famiglie, di chi ci ha lasciato. E poi penso che sia anche questa un'occasione, perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare di ringraziare gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri e quanti stanno operando in questo momento nei nostri ospedali, nelle nostre strutture sanitarie. Lo dico, penso che sia doveroso anche ringraziare il nostro governatore Enrico Rossi, perché sta facendo un lavoro straordinario in primo luogo per creare posti aggiuntivi di terapia intensiva e mettere la nostra regione in condizioni di rispondere, ce l'auguriamo che non arrivi mai, ma in condizioni di rispondere qualora arrivi a un numero maggiore di malati che hanno bisogno della terapia intensiva nella nostra regione. Mi sentite sempre o sono risparita? Bello della diretta, ero risparita. Ero risparita? Però questa volta no, no, non. Questa volta. Ah, ecco, mi avete sentito benissimo. Quindi dicevo, certo, adesso abbiamo davanti, chiaro, sull'emergenza sanitaria, lascio tutto lo spazio necessario, Enrico. Provo a dire la mia sulle questioni dell'emergenza economica, perché è chiaro che noi abbiamo da gestire non solo adesso un'emergenza economica, ma soprattutto la ripartenza del nostro sistema economico.
Io è vero, sono intervenuta più volte sul patto dello sviluppo. Devo dire che la regione ha fatto le due cose che poteva fare subito: la sospensione del bollo auto, che è una misura che dipende direttamente dalla regione, ma anche nuove risorse, risorse aggiuntive rispetto a quelle che metterà il governo nei prossimi giorni per la cassa integrazione in deroga. Poi devo dire che la regione in effetti si è portata avanti, perché il patto per lo sviluppo, che è quell'insieme di strumenti e di prospettive per il futuro della regione, su cui il nostro presidente, insieme alle categorie economiche, hanno lavorato in questi mesi, ci mette già in condizioni di, come dire, poter affrontare con prospettiva la ricostruzione, che va chiaramente un po' insieme al ragionamento più generale dell'economia, degli strumenti per la ripresa economica e per la gestione dell'emergenza del nostro paese. Io ti sentivo dire prima, Leonardo, di questo provvedimento dell'altro giorno che, insomma, che ha avuto delle reazioni, un po' diverse fra i sindaci. Questa è l'occasione per ribadire una cosa, intanto per ringraziare anche i sindaci del lavoro che fanno, però per ribadire sostanzialmente una cosa: questi sono 400 milioni che il governo mette subito, immediatamente a disposizione degli enti locali per l'assistenza alimentare, cioè sostanzialmente per la spesa per i non autosufficienti, per gli indigenti. Chiaramente non sono tutti la risposta che il governo darà anche agli enti locali, sono una prima parte, una prima risposta. Poi ci sono gli altri 25 miliardi, per esempio, del Cura Italia, e lì dobbiamo dirlo, cioè il governo da una parte ha dato risorse aggiuntive al sistema della protezione civile, al sistema della sanità, ma appunto anche risorse sulla cassa integrazione in deroga, ma anche risorse per gli autonomi, per le partite IVA, tra l'altro superando quello che all'inizio pareva essere un po' un gap, e cioè che potessero avere accesso solo quelli iscritti all'INPS. Invece, insomma, è stato corretto il tiro e oggi anche quelli iscritti alle casse integrazione, alle casse particolari possono avere accesso a questi fondi. Certo, poi c'è da ricostruire, l'abbiamo detto, e per ricostruire noi dobbiamo essere in grado di dare risorse alle aziende, possibilmente a tassi di interesse pressoché allo zero, in tempi di restituzione lunghissimi, perché le aziende hanno bisogno di tanta liquidità, perché devono essere messe in grado di far ripartire gli investimenti, di far ripartire la produzione, di riconquistare i mercati. E tutto questo, appunto, è quanto ha fatto il governo. Poi ci sono delle specificità della regione. Ecco, Chiudo. Specificità della questo. regione: la nostra è una regione che vive di turismo, e tu l'hai detto, il turismo è in ginocchio. E diciamo anche che nella conversione del decreto Cura Italia noi dovremmo essere in grado, per esempio, di dare risposte sugli affitti, delle strutture ricettive, soprattutto nelle città turistiche, che hanno affitti altissimi, e il credito d'imposta, quando non hai entrate, non basta. Ecco Simona, e in questo senso, siccome chiaramente l'impatto è grave, ma questo dibattito, questo rapporto del governo con l'Europa, che forse è bene tornarci sopra, poi c'era una domanda e magari te la faccio più tardi. Guardate, allora, è chiaro che qui l'Europa degli egoismi nazionali sta dimostrando tutti i suoi limiti, però la questione è molto complessa, cioè qui da una parte c'è un Parlamento europeo che anche giovedì scorso, per esempio, questo lo dico, ha sbloccato 37 miliardi di fondi europei, di cui 9 miliardi che arriveranno al nostro paese, e ha permesso di riorientare questi fondi non spesi, riorientarli a misure necessarie per l'emergenza coronavirus. Poi c'è la Commissione europea che ha messo in campo la sospensione del patto di stabilità e crescita, ha messo in campo anche lì nuovi investimenti. La BCE, che dopo la, come la vogliamo chiamare, la GAF, chiamiamola così, per amor di Stato, chiamiamola così, la GAF della Lagarde, ha messo in campo anche quella 750 miliardi per, diciamo, contenere lo spread a cui inevitabilmente andrebbe incontro il nostro paese. Ma quello che è mancato e quello che sta mancando è sugli stati europei. Ora, io qui giustamente richiamavi all'ultima dichiarazione di Gentiloni, io sono molto d'accordo. Qui il tema non è capire se ci vogliono gli eurobond o che cosa ci vuole, cioè sicuramente ci vorranno anche gli europoli. Il tema è far passare il principio di una mutualizzazione del debito legato al coronavirus. E guardate, io sento anche molti dei nostri, diciamo, iscritti al Partito Democratico, delusi dell'Europa, li capisco.
Dico però anche un'altra cosa, che si può anche pensare di uscire dall'Europa, ma noi fuori dall'Europa, con i 50-100 miliardi di debito pubblico in ulteriore che andremo a fare, se non abbiamo le spalle coperte, non andiamo da nessuna parte, anzi andiamo a picco, a meno che non si voglia decidere di fare affidamento su Russia e Cina, ma io tenderei a garantire, insomma, Bene, che la nostra Europa abbia profili democratici. ti ringrazio per ora. Enrico, mi associo ai ringraziamenti che inizialmente ti ha rivolto Simona. Te, ho una lunga esperienza ormai, dalla Concordia in poi, un po' di emergenze, ma come questa forse non se ne erano viste, però in emergenza. È bene avere un presidente come Rossi, devo essere sincero. Poi magari ogni tanto si litiga, ma in queste cose però è il numero uno. E allora io ti farei iniziare, ovviamente, puoi parlare di che ti pare, ma insomma la questione che oggi è emergente è la vicenda sanitaria, quindi le questioni che hanno a che vedere con l'organizzazione dei nostri servizi, dalla fornitura delle mascherine, le nuove terapie intensive, questa scelta a mio avviso azzeccata, anche mi sembra molto apprezzata, dello screening di massa e con l'aumento dei tamponi, l'assunzione dei medici e degli infermieri, degli operatori sociosanitari a tempo indeterminato. Ieri questa iniziativa molto importante, perché giustamente la battaglia si vince sul territorio, dimostrano come non solo siamo passati, come dicevo prima, ma su tutta questa serie di scelte c'è una originalità toscana che io ci tengo a sottolinearla, perché poi alla fine bisogna anche riconoscere le cose che si fanno. Ecco, faccio un po' un quadro, poi naturalmente da te avrò anche necessità di avere un commento sull'economia più in generale, poi tanto di provvedimenti e situazioni nei prossimi giorni avremo modo anche di approfondirle in questo piccolo spazio, ovviamente in modo più appropriato nei momenti istituzionali che ci saranno. Giovedì è previsto la convocazione del Consiglio regionale, per esempio, in modalità sempre in remoto, per cui lo affronteremo, ma il tema più caldo penso che per te sia necessario e per tutti quelli che stanno in ascolto sia quello. Prego. Ma sì, grazie Leonardo, Simone, mi pare un'occasione importante. Vorrei rapidamente spiegare come abbiamo ragionato nell'affrontare il tema da un punto di vista sanitario. Prima di tutto, come anche tu dicevi, le zone più colpite sono le zone di confine, e quindi la Lunigiana, ma anche la Versilia, la Lucchesia. Poi non vorrei dimenticarmi qualche zona, ma insomma l'area pistoiese, persino l'Aretino, che confina con le Marche, è stato più colpito. Questo perché da un lato ci sono state le seconde case di chi è venuto scappando dalla Lombardia, in sostanza, dall'altro i rapporti poi con l'Emilia-Romagna. Per esempio tutto l'Abetone ha colpito particolarmente anche Pistoia. E poi, persino con le Marche, appunto, la zona di Urbino, quell'area è stata particolarmente colpita, quell'area che sta intorno a Forlì, insomma, tutta la Romagna è scesa poi giù verso, con le Marche, è scesa anche verso la regione toscana. Queste sono le aree più colpite. Bisogna dire, non per spirito polemico, ma che laddove ci aspettavamo il colpo più duro, la provincia di Prato, invece la situazione è completamente diversa, e a Prato ci sono il minor numero di contagiati rispetto alla popolazione. Questo anche perché i cinesi hanno fatto prima la quarantena a casa loro, e poi perché noi, man mano che ritornavano, li abbiamo posti in un'altra quarantena, e quindi veramente Prato è una situazione da questo punto di vista particolarmente fortunata. I decessi in Toscana, come tu dicevi, sono stati 215, i casi positivi sono 4.122. Cominciamo col dare qualche buona notizia. Intanto, nella giornata di ieri, le terapie intensive hanno ridotto di 2 pazienti, e questo mi sembra un dato ottimo, che significa che nelle aree Covid si comincia ad avere risultati interessanti anche dal punto di vista clinico e dal punto di vista della cura. Quando potremo uscire da questa situazione?
Francamente non lo so, vedo che si è aperto un dibattito, io personalmente credo che dovremmo ragionare sì sulla differenziazione delle diverse parti del paese, la differenziazione anche dei settori che potranno o non potranno riprendere il lavoro, ci vorrà un approfondimento, una discussione seria, ma io dico anche attenzione perché finché ci sarà nel nostro paese questo livello di morti, sarà ben difficile essere capiti se non c'è una curva. Le curve astratte, parlavo stamani con un noto imprenditore, e così sì, ringrazio perché mi faceva considerazioni molto assennate. Le curve astratte dell'epidemiologia non sono capite dai cittadini, mentre il conto quotidiano dei morti è ben chiaro. E quindi fino a che questo non si ridurrà in maniera significativa, è giusto ragionare come uscire, ma allo stesso tempo anche sapere che insomma, bisogna stare attenti a non dare l'idea di sbandare tutto chiuso e poi adesso il contraccolpo. Speriamo che questa curva davvero di mortalità tenda a ridursi, quando si sarà ridotta, speriamo presto, ma non certo non prima di qualche settimana, perché temo che questo sia il punto. Potremmo cominciare a dire e a pensare su come procedere in modo mirato ad alcune riaperture. Dovranno consolidarsi questi dati e poi la mortalità, a mio parere, dovrà essere veramente ridotta. Altrimenti si mette, come si dice noi in Toscana, il carro avanti ai buoi e questo sarebbe un errore. In generale, come abbiamo fatto? È molto semplice, provo a dirlo e mi pare che sia giusto quello che abbiamo fatto. Noi dobbiamo garantire a tutti coloro che si trovassero in condizione di difficoltà respiratorie estreme di essere curati. E quindi ci vuole le terapie intensive, bisogna essere intubati. Come tu accennavi, Leonardo, e come accennava anche Simona, noi abbiamo in corso di allestimento qualcosa come 380 posti di terapia intensiva. E rassicuro tutti che si aggiungono a quelli che già abbiamo ricavato. Nei nuovi ospedali, che si sono particolarmente rivelati utili, lo sapevamo noi per la verità, sia nella possibilità di riconvertire posti letto già, anche di medicina, ma già attrezzati con i tubi per poter diventare posti di terapia intensiva, sia andando a rivedere anche vecchi ospedali dove in qualche realtà, per esempio Lucca, ma anche il pronto soccorso del vecchio Santa Chiara di Pisa, si sono dimostrati facilmente riattivabili. Quindi sulle terapie intensive diciamo che andiamo avanti, procediamo, ma il lavoro è stato sicuramente ben impostato. Questo perché se perdiamo la risorsa estrema di maggior valore, che è quella dell'ospedale, è evidente che è tutto il sistema che crolla. Non possiamo perdere, usiamo questa metafora, i nostri presidi, le nostre torri, le nostre roccaforti, perché altrimenti perdiamo veramente. Se cedono quelle, perdiamo veramente la battaglia. Ma però siamo anche convinti che la battaglia la si vince soprattutto nel territorio. Per questo noi insistiamo moltissimo su un albergo sanitario per provincia e cominciano ad essere occupati anche gli alberghi sanitari dove garantiamo l'assistenza medico-infermieristica, le cure intermedie dove oltre all'assistenza medico-infermieristica si garantisce anche un primo livello di assistenza di ossigeno e poi la figura base del territorio che sicuramente è rappresentata dal medico di famiglia. Ieri l'altro abbiamo raggiunto con gli specialisti un'indicazione davvero importante che vede il lavoro che devono fare le unità di base per raccogliere i tamponi, per fare le visite a domicilio e quindi anche la continuità assistenziale insieme agli infermieri, prevede il ruolo del medico di famiglia, il ruolo del dipartimento di prevenzione che oggi andremo a rafforzare con un provvedimento specifico e che ringrazio per il lavoro che hanno svolto e la possibilità, questo a me pare veramente strategico, da parte del medico di famiglia di indicare alcune terapie farmacologiche che sono state stabilite dagli specialisti. Questo quadro, come capite, è un quadro che serve a curare quanto più possibile sul territorio, perché la risorsa estrema, i posti letto, per quanto si possa
si possano aumentare, no, non si può ingolfare come purtroppo mi sembra sia accaduto in altre regioni, perché una volta che si ingolfa quella risorsa, allora davvero si rischia che tutto sia perso. Io credo che stiamo lavorando bene, abbiamo E avuto. c'è una domanda, ti interrompo, scusami, perché di Nilo che dice, aspetta che la leggo con precisione, che cosa c'è di vero in questa polemica delle mascherine in questi giorni? Io Ecco, non riesco a capire, vedremo meglio. c'è stata, mi sembra, una chiarissima posizione anche con un atto che è stato assunto, ieri leggevo anche un comunicato dove si specificavano le istruzioni dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, magari ecco, semplicemente No, per. noi riforniamo 20.000 mascherine FP2 ormai da settimane, tutti i giorni, al sistema sanitario della Toscana. Le mascherine FP2, secondo le nostre disposizioni, che sono molto più stringenti di quelle dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, devono essere distribuite in area Covid. Quindi area Covid vuol dire dal trasporto del 118, quando si trasporta una persona che è affetta da questa infezione, al pronto soccorso dove si fa la selezione per l'ingresso in ospedale, a tutta l'area Covid che noi abbiamo separato dal resto dell'ospedale. Quindi lì distribuiamo FFP2. Le FFP3, ora sto diventando esperto Sì, di mascherine, certo. lo dico per spiegarmi, perché poi a volte le polemiche mi sembrano un po', non lo so, mi sembrano un po' pretestuose o comunque non fondate. Le FFP3, in cui diciamo non è facile espirare, buttare fuori l'aria, perché sono un tessuto ancora più stringente, più stretto. Le FFP3 si riservano solo nelle situazioni laddove c'è aerosol, insomma, laddove terapia intensiva o CPAP. Beh, Questo certo. le riserva. Però noi No, le era giusto, siccome e io anche sono. queste Certo. distribuiamo, anche queste distribuiamo, ma le FFP2 le distribuiamo per il doppio di quello che ci viene richiesto. Poi può darsi che ci siano problemi anche nella distribuzione, qualcosa che arrivi in ritardo. Vengo ora da una riunione con l'Esta per verificare un cambiamento anche nella distribuzione che renda tutto molto più chiaro e molto più trasparente. Noi ormai sono giorni che distribuiamo, oltre a queste mascherine, anche le mascherine CE, quelle chirurgiche, le nostre TNT toscane che sono state ritenute migliori per capacità di trattenuta del particolato rispetto alle stesse CE, e in più diffondiamo a chi le vuole, perché Siamo arrivati a cifre 300.000 al giorno, mi arriviamo pare. a cifre che stanno intorno a 300.000 al giorno. Ora, possiamo anche aumentarle. A me, insomma, vengono anche dei sospetti, oltre alla distribuzione che non è perfettamente oleata, se non ci sia anche qualcosa che abbia a che fare con. Bisogna guardarci bene, sì. Sì. Senti, bisogna che ti fermi perché no, la mezz'ora sta veramente esaurendosi. Io non sono un Prego, grandissimo prego. conduttore, mi rendo conto, e No, no, me ne la scuso per tutti, ma ho cercato di fare del mio meglio. prossima E volta andrà meglio, dai. per questa ragione, siccome non c'è il tempo, però c'è la Stefania Angeli che scrive un lunghissimo messaggio con delle proposte puntuali, ma dal titolo già eloquente, dice ampliamento, chiarimento, armonizzazione delle misure regionali sui permessi di uscita delle persone autistiche. Mi pare che sia una cosa da tenere in grande considerazione. Io questo te lo mando appena finito perché penso che siano. Così, ho dato una scorsa veloce, ma dei suggerimenti veramente molto interessanti. Vi farei fare, e così ci congediamo, un ultimo giro di considerazioni finali a Simona, perché glielo avrei voluto chiedere. Insomma, un po' di coraggio chiaramente in questo caso serve, ma che pensi che si possa fare noi assistendo comuni, noi che siamo in regione, attraverso i nostri parlamentari, con iniziativa del Partito Democratico, della Toscana in questo periodo? Velocissima. Intanto il Partito Democratico si è confermato come punto di riferimento sul territorio. Noi abbiamo nostri iscritti che stanno telefonando agli anziani, che stanno portando la spesa, addirittura ci sono
realtà di circoli che hanno al loro interno psicologi che fanno assistenza, quindi diciamo che stiamo dando una risposta. Poi è chiaro, e io ringrazio tutti per il lavoro che stanno facendo, poi è chiaro, noi stiamo, come dire, facendo quello che fa un partito, cioè sul piano della proposta politica, lo dicevi, ci vuole tanto coraggio. E questo coraggio dobbiamo metterlo in campo laddove governiamo, ma anche nelle città in cui siamo all'opposizione, perché è questo momento che deve vederci tutti uniti, cioè una sfida alla quale dobbiamo rispondere in maniera responsabile. Su questo fronte, cioè sul fronte dell'attività, della proposta e dell'attività che stanno facendo sia i nostri consiglieri regionali che i nostri parlamentari, va detto che ci sono delle specificità appunto che servono alla Toscana. E noi dobbiamo lavorare su questa specificità sia in sede di conversione del decreto, ma anche con diciamo, provvedimenti regionali. Questo sarà il lavoro da fare nei prossimi mesi. C'è già un'ottima collaborazione fra il partito, l'assessore Bugli, che tiene il contatto con le categorie economiche tutti i giorni, per cui ecco, siamo in grado di mappare le esigenze e attraverso i nostri parlamentari di farle arrivare al governo, se non per la conversione, quantomeno per il decreto di aprile. Ecco Enrico, una valutazione anche da parte tua rispetto alla questione economica, anche veloce, ma insomma Sì, magari. rapidamente, secondo i dati IRPET noi perdiamo qualcosa come in Toscana da 800 a 1 miliardo a settimana, quindi immaginatevi lo sforzo che dovremmo fare. E infine un'ultima cosa, se no sembra che mi sottragga, io sono stato il primo a lanciare l'idea dello screening di massa. Lo faremo, abbiamo cominciato tra il personale sanitario, lo faremo con i test rapidi e servirà appunto anche a finalizzare tutto questo alla riapertura. Che speriamo nei termini in cui dicevamo, mettendo al primo posto assolutamente la salute, però screenare la popolazione serve a distinguere chi ha bisogno di ulteriori controlli e di diagnostica, a capire chi potenzialmente è a rischio e a capire invece chi può aver superato la questione. Aspettiamo i kit sieropositivi per poterli effettuare, ne abbiamo ordinati in una quantità che consente di fare veramente un lavoro su tutta la popolazione della Toscana e lo abbiamo iniziato a fare. E lo distribuiremo anche a medici di famiglia. Grazie davvero, grazie Enrico, grazie Simona. A Marcello rispondo io, ce l'aveva con le fake news, ha ragione, noi proviamo a fare informazione seria e corretta, ma non, se c'è qualcuno che sgarra non siamo, diciamo così, teneri, bisogna essere duri. Davvero tante grazie, spero che sia stata anche per voi un'esperienza positiva. Io vi do appuntamento a tutti ogni giorno alle 12, domani in 30 minuti con il gruppo del PD c'è al mezzogiorno, domani ci sarà Enrico Sostegni, Francesco Gazzetti, consiglieri regionali e Carlo Palermo, segretario nazionale dell'ANAO, è un sindacato dei medici importante. E quindi domani evidentemente magari concentreremo di più gli aspetti che sono legati alla questione dei medici, della sanità e poi proseguiremo nei prossimi giorni. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a te, ciao.